sono Marika del Centro dei Cartomanti Europei. Sono esperta in cartomanzia antica e ritorni di coppia. Seguici sul nostro sito www.cartomantieuropei.com o chiamaci allo 0773 49 35 35. Ti aspetto. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa diretta. Siamo di nuovo qui per passare questo pomeriggio insieme. Volevo ricordarvi che ci potete trovare sul numero di telefono 0773 49 35 35, in cui ci potete chiamare tutti i giorni, risponderanno i nostri centralinisti e vi potranno passare le cartomanti che voi preferite. Quindi, se già conoscete il nostro centro e già avete le vostre cartomanti, potete direttamente parlare con loro, chiedere un consulto a loro prenotandovi oppure passandole direttamente, o altrimenti chiamando sempre al nostro numero 899 899 871. Anche qui, come lo 0773 49 35 35, potrete direttamente parlare con le nostre cartomanti. Vi risponderà il centralino e vi darà delle maggiori informazioni nel caso in cui anche siete dei nuovi clienti, quindi non sapete come funziona e volete maggiori spiegazioni, potete sempre telefonare e chiedere appunto ai nostri centralinisti. Ci trovate anche sul sito www.cartomantieuropei.com, in cui potete scoprire, diciamo, un nuovo mondo, perché ci sono, oltre ai nostri turni di lavoro, ai nostri orari di lavoro. Quindi, restando in contatto sul sito, potete anche sapere direttamente chi c'è e chi non c'è in linea, quindi telefonare in maniera sicura. E poi c'è anche la possibilità di andare a leggere l'oroscopo anche personalizzato, o in alternativa, mandando un messaggio al 488 38 38 38 88, con scritto Astri, si possono ricevere ogni giorno messaggi sul telefonino, appunto del proprio segno zodiacale. Quindi, se magari non si ha la possibilità di contattare il nostro sito, che è www.cartomantieuropei.com, potete comunque rimanere aggiornati sul vostro oroscopo mandando il messaggio con scritto Astri al 488 38 388. Stessa cosa vale anche per il lotto, quindi sempre sul nostro sito internet potrete anche verificare le estrazioni del lotto di Bianca e Asia, o in alternativa riceverete un messaggio sempre mandando la richiesta al numero 488 38 88, con su scritto Fortuna, riceverete i messaggi sul telefonino quando c'è l'estrazione. Quindi, 3 volte a settimana vi arriveranno i messaggi con i numeri fortunati. C'è anche la novità della nostra applicazione sul telefono, che potete scaricare tramite Apple Store o tramite Play Store. L'applicazione si chiama Divo, in cui è possibile giocare direttamente. C'è una chiamata. Buonasera, sono Marika. Sì, ciao, sono Marcella. Marcella. Ciao Marcella, buonasera, benvenuta in linea. Ciao, volevo sapere sull'amore. Sì, Marcella, certo, senti. Siccome io sto con un ragazzo che amo tanto, volevo sapere come si evolve, come andrà questa storia? Sì, ecco. quindi Sì. già sei impegnata, Marcella, già sei Sì, da fidanzata. 6 mesi, ecco. 6 mesi, ok. Senti, Marcella, quanti anni hai? Ho 34 anni. 34 anni, e di che segno sei? No, 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 l'ultimo segno. Il tuo Pesciolina, ecco. pesci, ok, perfetto. Senti, invece, Marcella, questo ragazzo come si chiama? Alex. Alex. Ha 36 anni Sì. ed è del Sagittario, ecco. Sagittario. Ok, perfetto.
Quindi andiamo a vedere, Marcella, come andrà questa storia con Alex. Ok, perfetto. Allora, Marcella, quindi ti mischio le carte. Concentrati su Alex senza incrociarmi niente. Quando sei pronta, mi dai tu lo stop. Chiediamo alle carte come andrà la vostra storia. Marcella, alto, basso, centro? In alto, dai. Alto. In alto. Ok. Beh, considera Marcella che già da una prima apertura di carte, quindi dalle prime quattro carte che ho steso, mi viene fuori comunque l'uomo interessato a te, quindi comunque c'è un forte interesse da parte sua nei tuoi confronti. C'è anche il giovane innamorato, quindi vuol dire che comunque il giovane innamorato, Marcella, mi presenta comunque sentimenti, quindi non parliamo, sai, dell'amore grande, intenso, quello comunque dato dalla conoscenza, perché comunque sono solo 6 mesi che state insieme, però vuol dire che comunque c'è la fase di innamoramento, quindi lui che è innamorato di te, lui che è molto preso, molto, e già sta instaurando comunque un forte legame nei tuoi confronti. A me, ecco, dalle carte viene fuori anche il pensiero costante di lui verso di te, quindi vuol dire che comunque, diciamo che tu sei sempre presente nella sua vita, no? Cioè, sembra come se lui si muove, in base a te, quindi, diciamo, cerca comunque di muoversi, cercando di portare del bene nei tuoi confronti, nei confronti della coppia. Quindi ecco, anche perché le carte mi portano la costanza legata alla riuscita, il che vuol dire che comunque la costanza mi rappresenta una storia che continua, una storia che va avanti, una storia che dura e che porta alla riuscita. Quindi vuol dire che non è una storia che va a chiudersi, perché le carte mi sono venute molto positive. Quindi qui praticamente costruendo questo rapporto giorno dopo giorno, il sentimento può solo crescere. Crescere perché? Perché non mi è uscito il re di cuori, ma mi è uscito il jack di cuori, quindi vuol dire che comunque ancora si può andare avanti, ancora si può crescere, no? Con il sentimento. Ho capito. Bene, fa piacere. Beh, Marcella, diciamo che hai scelto bene anche questo ragazzo, ma lui lavora? Sì, è lì adesso. Come? Lavora non in Italia, ecco, via. Lavora fuori, quindi A Lione è trasferta, ecco, e via con la trasferta, ecco. Ok, quindi fate anche fatica a vedervi, fate anche fatica ad Quando incontrare. è in Italia, sì, che ci vediamo, quando è via ci sentiamo, Eh ecco, al beh, certo. telefono, su Skype, Giustamente, fortuna che hanno inventato tutti questi mezzi, tutti questi tra Facebook, Skype, Posso WhatsApp. domandarti una cosa? Tu Dimmi. vedi l'imminente matrimonio più in là? Vediamo, chiediamolo alle carte. Allora, aspetta che Non te. subito, però più in là, ecco, se lui pensa a questo, conveniente, non so che dire. Vediamo andando avanti se magari, ecco, ci sono dei progetti, c'è qualche idea già presente, Marcella. Quindi ti mischio le carte, vediamo quello che ci dicono, se c'è la possibilità di costruire qualcosa in futuro. Quindi, Marcella, mi dai tu lo stop quando sei pronta. Alto, basso, centro? Sempre uguale in alto, ecco, dai. Alto, ok. Beh, appena aperto le carte, già mi viene fuori la carta della fortuna, del successo e del trionfo. Quindi, chiedendo comunque se ci sarà possibilità di crescita nella vostra storia, già mi viene fuori questo. Mi ritorna il giovane innamorato di lui nei tuoi confronti, quindi ecco, è comunque l'ennesima conferma dei sentimenti che mi vengono fuori. Ovviamente, essendoci sentimenti, essendoci anche la carta della fedeltà e del successo amoroso, te la faccio vedere, Marcella. Non so se tu ci stai seguendo in diretta.
Sì, su che canale? Noi adesso siamo in diretta sul sito internet www.cartomantieuropei.com. Altrimenti puoi vedere le repliche o su Sky, su Lombardia Sat, canale 908, altrimenti sul digitale terrestre, canale 199. Ho capito. Quindi non so se stai vedendo comunque la diretta, però ti ho Sì, mostrato su la carta. internet, Sì, quindi ecco, ti ho mostrato comunque la carta della fedeltà e del successo amoroso, quindi vuol sì. dire che Bene, mi ecco, fa piacere, vuol sono contenta. dire sì, quindi ecco, vuol dire che comunque lui diciamo che ti sta dando una storia reale, vera, sincera, pulita, quindi ecco. Ti dico però, adesso in questo momento, allora, forse anche per una questione lavorativa, perché mi viene Sì. fuori l'uomo comunque che raccoglie un sacco di denari. Ti mostro sempre la carta per quando andrai a vedere, magari ecco, le altre puntate, le repliche. Quindi, diciamo che è come se questa carta mi ostacolasse per il momento, la carta del matrimonio vantaggioso, perché dalle carte mi viene fuori negativa. Quindi, è come se comunque c'è il progetto, c'è l'intenzione, però in questo momento c'è l'impossibilità, perché essendoci questo problema prima, è come se magari lui in questo momento non riesce comunque a costruire qualcosa, ma penso più per una questione materiale, per una questione di denaro, perché sai, venendomi comunque fuori questa carta, magari ecco potrebbe essere un po' in difficoltà economiche, quindi non può garantirti, diciamo, chissà quale grande avvenire. Quindi ecco, su questo punto di vista, diciamo anche positivo, perché? Perché il pensiero c'è, perché mi viene fuori la carta del matrimonio vantaggioso, quindi il pensiero c'è, l'idea c'è, però è anche vero che al presente, magari sapendo comunque che non può permetterselo economicamente, magari tende a temporeggiare, no? Ho Quindi diciamo capito. Marcella anche una persona piuttosto matura, con la testa sulle spalle, cioè non mi sembra uno sprovveduto appunto ti avrebbe preso, ti avrebbe messo dentro casa e poi finché dura dura. Invece ecco, il fatto che lui cerchi comunque di darti una stabilità non tanto per lui quanto per te, cerca No, io comunque. spero che mi regali al più presto un bell'anello, sto aspettando ancora. E vediamo un po' se c'è questo regalo, che magari te lo ritrovi sotto l'albero di Natale, Marcella. Magari. Vediamo un po', va, facciamo questa domanda alle carte. Allora, quindi Marcella, mi dai tu lo stop quando sei pronta. Sempre in alto. Ok. E considera che io su questo non ho il blocco, la prigione mi viene rovesciata, quindi vuol dire che c'è comunque la possibilità di ricevere questo regalo, anche perché le carte mi portano l'allegrezza al cuore, le consolazioni e il fidanzamento. Ti faccio sempre vedere la carta. Quindi vuol dire che comunque Marcella, per venirmi anche fuori la carta del fidanzamento, magari ecco, ha anche intenzione di ufficializzare il tutto, quindi non che adesso diciamo siete nascosti come coppia, come rapporto, però sai, magari appunto l'anello è comunque un regalo importante, ha il suo significato, voglio dire, regalare un anello ha comunque il suo significato, no? Quindi appunto ufficializzare la cosa, quindi sai, renderlo anche in famiglia, no? Anche in famiglia, comunque far capire che ci sono delle intenzioni serie con te. Quindi non è il fidanzamento alla perdita di tempo perché magari ecco adesso non avete niente da fare e decidete di fidanzarvi. Cioè questo comunque omaggio che mi viene fuori dalle carte è comunque un significato importante, Marcella, non è una cosa da poco, eh. Ho Quindi capito. ecco, venendomi questo fidanzamento ci sono delle ottime possibilità. Poi ecco, a domanda comunque, le carte mi portano anche la carta del bambino, quindi candore, semplicità, vuol dire che comunque davanti a te lui cerca sempre di essere una persona sincera, una persona onesta, pulita. Quindi non è che ti racconta bugie, non ti racconta menzogne, anzi, Marcella, comunque puoi stare tranquilla perché lo vedo anche un ragazzo piuttosto con la testa sulle spalle. Quindi non. Complimenti, complimenti, Marcella, hai scelto bene.
Purtroppo, ecco, riuscite a vedervi poco, ci sono pochi incontri tra di voi per questo lavoro che giustamente crea dei problemi perché, ecco, magari non ci si può frequentare come si vorrebbe, no? Purtroppo lui va sempre via per lavorare, non sempre qui in Italia, e purtroppo il suo lavoro, il lavoro è il lavoro, adesso che non ce n'è, purtroppo deve tenerselo, ecco, questo lavoro. Ho Purtroppo sì. capito, ho capito, ho capito. Ascolta, ti vorrei Dimmi. domandare una cosa. Sì? Io, allora, se mi guardi a me lavoro, ecco, sul lavoro, Ok, perfetto. se riuscirò a trovare un lavoro Ok. vero, ecco, perché Allora. ho borsa di lavoro e non è che ti guadagni Certo. Allora, quindi tantissimo, ecco. facciamo quest'ultima domandina alle carte, vediamo se riuscirai a trovare anche tu un po' di stabilità lavorativa. Ok, Sì. quindi mi dai tu lo stop, Marcella, quando sei pronta? Sì. Top. Sempre in alto. Ok. In alto. Diciamo che stai passando un periodo alquanto facile, eh? Poi ecco, le carte mi portano anche una perdita di denaro, un'uscita di denaro, quindi è come se fossero maggiori le spese che le entrate. Sì, brava, sì, è vero, è Quindi vero, senti, sei non è. molto brava. Grazie, Marcella, grazie. Senti, allora, guarda, ti dico, una grande stabilità dalle carte ti dico non mi viene fuori, però considera anche che le carte hanno una durata di circa 6 mesi, quindi per quanto riguarda la fine di quest'anno, proprio no, assolutamente no, è alquanto negativo il lavoro. Però a me intorno a febbraio-marzo le carte mi segnalano il 2, quindi potrebbe essere il mese di febbraio, però ecco, considerando che le carte non hanno comunque un calendario, sono sempre dei tempi indicativi. Però qui, ecco, c'è appunto la carta della lettera, quindi potrebbero arrivarti comunque delle notizie lavorative intorno al mese di febbraio. Ti dico, sono comunque delle notizie positive. Non mi sembra il lavoro che ti sistema la vita, ok? Quindi magari, ecco, non è la soluzione che tu cercavi. Però, venendomi fuori queste notizie, vuol dire che anche se un minimo, perlomeno ti permettono di avere una sicurezza, una costanza, nel senso, a differenza di oggi in cui prendi ciò che viene, quindi tu non puoi farti i conti su quello che hai, perché non sai realmente se domani avrai qualcosa o non ce l'avrai. Questa carta ti permette perlomeno un minimo di stabilità, quindi ti faccio un esempio, Marcella, anche che sia per dirti un lavoro part-time che ti offre quelle 400-500 euro al mese, perlomeno tu hai la sicurezza che quelle ce le hai, poi ovviamente se riesci ad arrotondare con qualcosina in più a parte è tutto di guadagnato, quindi Sì, è vero. non è la grande entrata, non è il grande lavoro che giustamente una persona aspira, però perlomeno è meglio di niente, Marcella. Sì, è Intanto, vero, è vero. quindi ecco, per quanto riguarda questo, stai tranquilla, Marcella. Va Devi bene, aspettare il mese di febbraio. io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, sei molto brava. Ti Grazie, ringrazio Marcella. molto. Grazie, spero che ci sentiamo anche in privato, che così almeno Va mi fai sapere benissimo, come va. ok. Un Ciao, una bacione, buona Marcella. giornata. Grazie anche a te, tesoro. Ciao, un Ciao, ciao. bacione. Eccoci qui, quindi volevo ricordare i nostri numeri di telefono su cui potete chiamarci, su cui potete chiedere dei consulti nel caso in cui avete dubbi, problemi, cioè comunque ci sono comunque le nostre cartomanti a disposizione. Per qualsiasi dubbio possiamo comunque fare un consulto telefonando allo 0773 49 35 35 oppure chiamando anche l'899 899 871. Vi rispondo
risponderanno i nostri centralinisti, vi metteranno in contatto con le cartomanti, quindi potete anche scegliere se avete delle preferenze, se avete delle cartomanti di fiducia o altrimenti per persone che non hanno mai telefonato, che non ci hanno mai seguito. Possono anche chiedere dei consigli o comunque farsi spiegare come funziona dai nostri centralinisti. E potete anche seguirci, potete vedere le repliche di questa puntata e anche delle altre precedenti o su Sky, quindi sul canale Lombardia Sat 908 o altrimenti sul digitale terrestre canale 199. Dal 21 dicembre è disponibile anche vedere sempre le nostre repliche sul digitale terrestre canale 199 tre volte a settimana la sera, quindi per chi magari di giorno non riesce a seguirci può comunque andare sul canale 199 del digitale terrestre per poter vedere le nostre repliche. E volevo ricordare di visitare anche il sito internet dove ci sono comunque maggiori informazioni, che è www.cartomantieuropei.com, in cui potete vedere direttamente chi è in linea delle nostre cartomanti, i turni di lavoro, gli orari, quindi sapete anche quando trovarle e potete prenotare anche la telefonata con le nostre cartomanti sempre chiamando allo 0773 49 35 35 o il numero 899-899-871. Sempre sul sito internet www.cartomantieuropei.com, oltre a vedere gli orari di lavoro, le cartomanti presenti, le cartomanti in turno, è possibile anche seguire con il nostro lotto, quindi le estrazioni del lotto di Bianca e di Asia. C'è una telefonata. Buonasera, sono Marika. Buonasera, io mi chiamo Marina. Marina. Volevo chiederle se ci sarà prima dopo un ritorno. Sì, certo. Marina, ci diamo del tu? Sì, assolutamente. Ok. Senti, quanti anni hai? Io 62. 62, di che segno sei? Bilancia. Bilancia. Chi sarebbe questa persona che deve tornare, Marina? È una persona con la quale ho vissuto 5 anni e da un anno ci siamo lasciati, anzi mi ha lasciato lui. Lui sta con un'altra, te lo dico proprio così. E volevo sapere se prima o dopo ci ripenserà, perché la nostra è stata una storia importante. Ah beh, certo, 5 anni di convivenza, Marina, vorrei vedere. Senti, come si chiama lui? Elio. Elio. Ed è dei gemelli. Dei gemelli di quanti anni? Dunque lui è del 41, 74. 74, adesso eri accompagnato con un'altra donna. Sì. Sai come si chiama questa persona? Mi pare si chiami Ornella, ma so solo questo, non so altro. Ok, perfetto. Allora Marina, quindi andiamo a vedere, chiediamo alle carte comunque Ilio se ha intenzione di tornare da te o se per lui la storia è chiusa, è finita. Certo. Ok. Quindi, allora Marina, senza incrociarmi niente, né gambe, né braccia, né dita, mi dai tu lo stop quando sei pronta. Stop. Alto, basso, centro? Centro. Sono 5 minuti che ho a disposizione. Non te lo so dire, Gioia, il tempo che hai a disposizione. Non sei in fretta. Allora, guarda, ti dico, a me sinceramente dalle carte mi viene fuori di lui nei tuoi confronti l'allegrezza al cuore, le consolazioni e il fidanzamento, quindi sembra comunque non essere una storia chiusa, una storia finita, cioè qui le carte mi fanno vedere comunque un desiderio legato a dei progetti futuri, Marina, cioè non progetti futuri, fidanzamento, quindi ufficializzazione. E ci sei tu che comunque gli porti l'allegrezza al cuore, quindi sono ancora comunque dei sentimenti vivi. Quindi... Non so se ci stai seguendo in diretta, qui c'è anche la carta della riunione, te la faccio vedere.
Quindi vuol dire che comunque a me sinceramente dalle carte non mi viene chiusa come storia. Lo vedo No. lui parecchio altalenante, c'è carta dell'orgoglio, ti faccio vedere anche questa, c'è carta dell'orgoglio e potrebbe essere questa stessa la motivazione per cui ancora non si è fatto vivo. Ma con questa donna lui è innamorato, so che è una domanda sciocca. Non è una domanda sciocca e ti dirò, innamorato è anche un parolone, Marina, perché comunque per provare dei sentimenti nei tuoi confronti, magari ecco, può voler bene a questa persona, perché comunque è una persona che lo sta accompagnando nella vita, ma provare dei sentimenti verso questa donna credo che sia una cosa un po' troppo grande, voglio dire. Facciamo comunque la domanda alle carte, Marina, vediamo un attimino che cosa c'è tra di loro, come stanno, che se... Facciamo veloce. Velocissimo, Marina, mi dai tu lo stop quando sei pronta. Stop. Okay. Alto, basso, centro. Basso. Oddio, spero che ti faranno vedere per bene le carte perché sinceramente non sono delle più positive tra di loro. Qui c'è più che altro lei che prova dei sentimenti nei confronti di lui, ma qui comunque dalle carte mi viene fuori, te le faccio vedere. C'è la falsità, la lusinga ingannevole, c'è la malinconia, la felicità perduta, c'è lei comunque con carta della nemica, quindi diciamo che sono comunque dei sentimenti anche piuttosto negativi quello che ci sono tra di loro. Sinceramente le carte mi lasciano molto intendere che non andranno avanti ancora per molto, quindi ecco No. questo tempo che lui comunque ci sta mettendo per ripresentarsi da te potrebbe essere comunque il tempo che lui sta occupando per arrivare ad una chiusura comunque con Ornella, no? Che giustamente non credo si presenterà davanti a te ancora impegnato con Ornella. Immagino di no. Vedi, però ecco, per esempio, no? A differenza tua, in cui mi è venuta l'allegrezza al cuore, il fidanzamento, le consolazioni, da parte di lui comunque le carte non mi fanno vedere dei sentimenti, se non i sentimenti di lei verso di lui. Quindi c'è lei che comunque cerca di tenerselo stretto, cerca di tenerselo legato, unito. Ma ce la farà relativamente perché, ripeto, essendo così negative le carte, non è che lei può portare avanti il rapporto per tutti e due, cioè comunque è anche diciamo un po' brutto come rapporto, no? Come relazione, vivere l'indifferenza di un uomo, perché poi ecco, nel momento in cui tu lo conosci bene, Ilio, e nel momento in cui Ilio non prova dei sentimenti e si rende conto che non c'è neanche niente da fare nel vostro rapporto, comunque non è che sta lì a cercare di portare avanti la relazione o comunque a cercare di salvare il rapporto. Lui prende e molla la presa, inizia a guardare altrove. Senti, però, sinceramente, qui ci sono comunque delle prossime notizie nei tuoi confronti, quindi io penso che magari anche che sia, non so, la stupidaggine degli auguri di Natale, però comunque cerca di rimettersi in contatto con te, no? Quindi magari ecco, può essere comunque il pretesto, può essere comunque, sai, il farti capire che proprio davanti, tra di voi non c'è un muro, ma c'è comunque una possibile ripresa. Quindi questo comunque mi viene fuori dalle carte, mi viene anche possibile come cosa. Io sinceramente, Marina, vorrei chiedere alle carte quando ci sarà questo Non ci effettivo abbiamo ritorno. tempo. Vediamo, vediamo, veloci, veloci, Marina. Stop, ti dico stop addirittura. Ok. Alto, basso, centro. Basso. Mamma mia, perché mi perdo l'ultima risposta. Vabbè, possiamo sempre sentirci in privato, Marina, eh? Ma io devo prendere la pipe Certo. forte. Guarda, ti dico, qui c'è comunque il viaggio, il cambiamento di posizione intorno all'anno nuovo, Marina. Quindi ecco, come ti dicevo, il fatto che mi vengono fuori delle prossime notizie di lui nei tuoi confronti, vedi, qui c'è anche la conversazione che porta gioia e serenità, quindi vuol dire che comunque lui ti darà anche delle spiegazioni, cercherà un chiarimento con te, no? Quindi non è che si presenta davanti a te
dicendoti ciao Marina, sono tornato. Cioè, comunque ci sarà un chiarimento, perché poi ecco, dopo tutto quello che ti ha combinato, bisogna anche vedere se tu lo vuoi giustamente. Certo, ma il succo della questione è che tu comunque vedi un ritorno. Sì, assolutamente sì, Marina. Devi pazientare fino alla fine dell'anno, i primi dell'anno nuovo, Non c'è problema. e già lì ci sarà lo sblocco. Poi ovviamente sarai tu a valutare, Marina, anche appunto dal chiarimento che io vedo dalle carte, se appunto deciderai di tornare con lui o meno, Marina. Senti, io ti E di ringrazio. che, figurati, Marina. Grazie mille. Ma Mi hai di dato una buona niente. notizia, grazie. Sono contenta, Marina. Grazie. Grazie mille. Di niente, è stato un piacere conoscerti. Anche per me, Stai grazie. tranquilla, Marina, un bacione. Grazie, ciao. Ciao, tesoro, ciao. Allora, vi volevo ricordare che per ulteriori informazioni, per chiedere consulti, per parlare con le nostre cartomanti, è sufficiente chiamare il nostro numero 0773 49 35 35, in cui i nostri centralinistri passeranno le chiamate alle nostre cartomanti, o altrimenti anche chiamando il nostro numero 899 899 871. E visitate il sito www.cartomantieuropei.com. Nel caso in cui avete una cartomante di preferenza, potete anche verificare lì i turni di lavoro, quindi se è presente, se è collegata, o comunque potete prenotare il vostro consulto. Vi ringrazio per questo pomeriggio insieme. Ciao a tutti e buona serata. Sono Marica del Centro dei Cartomanti Europei. Sono esperta in cartomanzia antica e ritorni di coppia. Seguici sul nostro sito www.cartomantieuropei.com o chiamaci allo 0773 49 35 35. Ti aspetto.